Buongiornissimo. Questa è la nostra colazione di oggi. Qua c'è del caffè con latte di mandorla, perché facciamo i vegani nonostante tutto. Succo d'arancia, lei fa la salutista e lui anche fa quello che saluta. Salutare. Buongiornissimo a tutti. Mi hanno detto di tenermi gli occhiali perché si vede meno la stanchezza, che è un modo gentile per dire hai due occhiaie gigantesche, non far vedere a nessuno. Questo è il nostro secondo giorno in Edimburgo. Siamo arrivati ieri con il treno, come ben ricorderete se avete visto il vlog precedente. Se non l'avete visto, vi lascio tutti i link, cose eccetera, sulla i sotto, dove volete. Finalmente l'unico vlog in cui mi sono ricordata di dire che ne ho fatti altri. Ce ne saranno altri. Oggi che fa? Ma adesso stiamo aspettando Chiara e Family, che sono a fare colazia, perché sono in un altro albergo. Noi abbiamo fatto colazia nel nostro albergo, ma loro non ce l'hanno la colazia, quindi niente colazia per loro, colazia. E oggi andiamo a vedere il castello di Edimburgo e poi andiamo al museo, quello figo, dove ci sono un sacco di robe. Poi non so che altro succederà in questa giornata, comunque seguitemi per sapere che ne sarà della nostra vita. Sono un sacco di negozietti carini con un sacco di cose di Harry Potter. Io penso che spenderò tutti i miei soldi. Ieri ho già comprato un peluche, cioè ho comprato una pecora, che non c'entra con Harry Potter, però era una pecora troppo bella. Vi faccio vedere, tra l'altro devo farvi vedere ancora la roba che ho comprato tempo fa. Che bella che è, di colorata, è bellissima. Volevamo andare a mangiare nel pub del cagnolino. Non c'era posto. Vuoi raccontare la storia del cagnolino? Allora, c'è questo cagnolino che andava, viveva vicino alla tomba del padrone, e quindi poi andava a mangiare da un ristorante vicino al cimitero. E adesso, e poi quando è morto il cagnolino, gli ha fatto la tomba nel cimitero, si chiamava Bobby. E c'è anche Bobby, la statua, che se gli tocchi il naso ti porta fortuna. Sì, vediamo. Sei felice di andare al museo? Sì. Sempre in bolla, zio. Queste sono uova di alligatore. In pratica, in base alla temperatura, queste uova si schiuderanno maschi o femmine, oppure un po' dipende, capito? Bellissima. Benvenuti nel design del futuro. Io vorrei queste scarpette qua, queste vorrei, queste qua che sono tipo fatte di spaghetto, ecco queste qua. Su Amazon le troverete per la modica cifra di 286.000 euro. Anche queste molto belle davvero. Aveva ragione, Jake. Aveva ragione.
visitiamo questo bellissimo cimitero. È il cimitero dove la Rowling passeggiava, passeggiava in cerca di nomi per i personaggi. Esatto, ed è molto molto bello effettivamente. La gente viene qua a rilassarsi. Sì, perché sono tutte persone morte tanto tanto tempo fa. Quindi non è un cimitero, cioè è un cimitero un po' lasciato lì con la chiesa. La gente è un po' come un parco. Nessuno viene a piangere. No, vengono a ascoltare la musica, a studiare, a leggere. Bello. A dormire. Voglio venire ad abitare. Voglio qua. Dormire qui. Mi errebbero lì. È detta così. A dormire. Abbiamo trovato la tomba, cioè le tombe. Abbiamo trovato anche quella della McGonagall. Adesso andiamo a fare una passeggiata sul porto. Sul porto, sì. Sul porto, che quello di Trainspotting. Vorrei abitare qua per un po', per un pochino, non per tutta la vita. Vorrei avere una casa qua. Esatto, esatto, esatto. Una casa delle vacanze. O no? No, una finaglia di vacanze. Stesso gruppo di quello in bicicletta. Ci hanno cacciato dal museo di Edimburgo alle 17 in punto. Ma tu di 5 adesso? Se sei sfigato e non più del museo. Porca che ora ci devo venire? Alle di mattina? Mi minimo apre le 11. Siamo venute al Dean Village. Che cos'è questo Dean Village? Me lo sai spiegare? No. È un pezzo carino, silenzioso nella natura che porta verso il porto, credo. Questa però è la definizione del Dean Village. Probabilmente ci abitava o ci abita qualcuno, ci ha abitato un certo Dean. C'è questa serie di vetrini tutti uno dietro l'altro, che se ti metti in un'angolazione giusta ci passa solo in mezzo. After this time. Questo posto bellissimo immerso nella natura, che è praticamente la strada che porta a Leis. Non credo che faremo tutta la camminata perché sono tipo 2 ore e 3 quarti, però se siamo qui e io ho deciso che questo è il mio posto e che verrò a vivere qui per un po', perché è veramente stupendo, molto ispirante. Poi è tutto così, so, è tutto bello, è tutto. Adesso vabbè, siamo immersi completamente nella natura, però tutte queste casette di mattoni, quest'aria un po', non lo so, un po' malinconica, però allo stesso tempo molto rilassante, non so spiegare. Chiara, stavo spiegando ai fans la bellezza di questo posto in cui siamo in questo momento, in generale di Edimburgo. Ah, no? Sì, no. Oddio, sembro Human Safari. Salve, lei cosa ne pensa? Fai bene, corre, corro anch'io. Ci vediamo dopo.